Valeria Alvisi, direttrice Confesercenti, che è il soggetto promotore dell'Arezzo Moonlight Festival. La prima edizione, Valeria, è stata una scommessa. La seconda edizione porta con sé già molte conferme e uno sviluppo importante. Sì, dopo aver vinto la prima scommessa non potevamo che riproporre la seconda edizione, quindi è una edizione che in realtà è molto più ricca e rinnovata, perché oltre alla parte culturale con la presentazione di libri che rimane, diciamo, una parte importante del festival, si aggiunge la parte del mercato su Piazza Grandi, arricchito da tanti spettacoli, quindi dalle 18 alle 24 si troverà veramente tante cose da fare e da vedere in Piazza Grande, con delle proposte sul settore alimentare, artigianale, agroalimentare di qualità, che crediamo possa essere apprezzato, ecco, dal pubblico, sia per gli aretini che per i turisti che verranno in Piazza Grande. Gabriele Grazzi, come l'anno scorso, è naturalmente un pilastro del festival, perché è il direttore artistico che ha curato appunto tutta la rassegna culturale, che già dall'anno scorso è stata veramente importante, quest'anno mantiene un livello molto alto. Vediamo da tutte le partecipazioni che si vedono nel materiale stampato e pubblicato quanto è ricca la collaborazione all'interno di questo festival, e questo è veramente un motivo d'orgoglio per noi, perché comunque Confesercenti è riuscita a convogliare intorno a sé, diciamo, tanti soggetti, enti, istituzioni, sponsor, partner importanti, senza i quali il festival naturalmente non si potrebbe fare, perlomeno con queste caratteristiche, questa qualità, e quindi siamo veramente molto soddisfatti. Per noi l'obiettivo è quello di mantenere naturalmente l'appuntamento fisso in questo periodo dell'anno con questa location, rendendolo magari sempre più ricco, sempre più attrattivo, però è per noi importante che mantenga diciamo appunto una location, un periodo fisso dell'anno, proprio perché diventi un'abitudine, un'istituzione in città, quindi che entri sempre di più, diciamo, nell'idea, nella testa delle persone, e quindi che si aspetti ogni anno la nuova edizione del Moonlight. Gabriele Grazzi dirige, dal punto di vista del coordinamento dei tanti scrittori, l'evento Arezzo Moonlight Festival. Qual è il programma di questa seconda edizione, Gabriele? È un programma molto ricco. Come filosofia abbiamo replicata quella dell'anno scorso, insomma, che è stata fortunata. È un festival che ambisce a posizionarsi nel panorama nazionale, perché gli scrittori sono di altissimo livello e sono alcuni, insomma, dei nomi che veramente portano la cultura italiana non solo nel territorio ma anche nel mondo. Abbiamo Alain Elkann come grande apertura del festival giovedì, e la sera uno dei personaggi più conosciuti del panorama sportivo, non solo per chi ama il calcio, che è l'istrionico Walter Sabatini. Poi la chiusura invece sarà affidata a Maurizio De Giovanni, che è un altro, insomma, dei giallisti veramente più famosi, con le sue serie fortunatissime sulla Rai. E poi all'interno troverete spazi veramente per una platea variegata di gusto, possiamo così dire. La lezione magistrale di Flavio Caroli, che è uno, insomma, dei volti dell'arte più importante che abbiamo. E poi ci saranno Enrico Galliano, Carlo Piano, la poesia, tanti eventi, insomma, che creeranno come dicevo, insomma, una pletora di personaggi importanti. Tante sinergie, forse questa è la caratteristica principale di questa seconda edizione. Arezzo Moonlight Festival cresce ancora. Ecco, questo è il format che avevamo pensato anche l'anno scorso, poi per mancanza di spazi non abbiamo avuto la disponibilità della piazza e abbiamo dovuto ripiegare solo sull'evento culturale. Ma la nostra idea è sempre stata questa, di fare una sinergia fra cultura, commercio e spettacolo, che dasse un mix di sensazioni, di emozioni alla gente per poter venire, e tra l'altro in un periodo dell'anno che Arezzo è sempre stata un po' sguarnita, no? Si aspetta il settembre, il polifonico, poi la giostra, quindi, però a luglio è sempre stato un po' un mese, la gente comincia a pensare alle vacanze, se ne va. Ecco, noi abbiamo visto questo spiraglio, e con la collaborazione di Grazzi, che è veramente un ragazzo di una vitalità eccezionale. Un bel valore aggiunto per la cultura aretina in questa fase. Una persona preparata, entusiasta del proprio lavoro e determinato in quello che fa. Noi siamo veramente contenti di questa collaborazione, che gli siamo vicini e con entusiasmo anche noi.
quindi speriamo di avere il successo dell'anno scorso con magari anche qualcosa in più perché per il collegamento con gli altri eventi, e speriamo che questo diventi un appuntamento fisso, che diventi un richiamo annuale per tutta la nostra provincia e magari anche per di più. Col primo magistrato della Fraternità dei Laici, il dottor Pierluigi Rossi, alla presentazione della seconda edizione di Arezzo Moonlight Festival, una riconferma importante per uno spazio meraviglioso, la terrazza della Fraternità dei Laici. Sì, io ho ringraziato i confesercenti di Arezzo che hanno dato un esempio di sistema Arezzo, in quanto hanno riunito partner, sponsor e l'istituzione con uno scopo, quello di presentare alla nostra città una pagina culturale in cui verranno ospiti, ma in cui verranno soprattutto i nostri turisti e le persone che abitano ad Arezzo, perché bisogna pensare anche alle persone che abitano ad Arezzo. Uno dei fondamenti della istituzione Fraternita, che ha 760 anni, è proprio la tutela culturale, ma accanto alla tutela culturale noi siamo anche una delle più grandi aziende agricole, con i nostri 1300 ettari di terreno, e produciamo prodotti che vengono esportati in Italia e all'estero. Insomma, la Fraternità c'è. Presidente della Camera di Commercio Arezzo-Siena Massimo Guasconi, la cultura può fare economia? Certo, è uno dei temi che sempre di più interessa anche il mondo camerale, tra l'altro perché facciamo uno studio tutti gli anni insieme a Simbola, Io sono cultura e il titolo, dove proprio si dimostra, si misura anche quanto questa interazione tra mondo culturale e ovviamente mondo economico si sostengano, si alimentino e si valorizzino l'un l'altro. Tra l'altro in questa occasione, plauso alla Confedercenti ovviamente che ha organizzato, ma a tutti gli altri sostenitori e partner, ovviamente abbiamo un qualcosa che va oltre, non è un semplice salotto letterario che a volte è un po' un autocelebrarsi e basta, qui proprio si parla di festival, festival, la desinenza è festa, e proprio sarà un modo per coinvolgere meglio le attività, i settori, l'artigianato, oltre che quello ovviamente dell'accoglienza che sarà ovviamente il primario, il turismo eccetera, ma la valorizzazione della città, di una cultura, e l'inserimento all'interno della Fraternità di Piazza Grande sono la miglior testimonianza di questa volontà, e crediamo anche del successo che potrà ovviamente raggiungere. Un evento letterario, assessore, con la prospettiva anche di un'attenzione, di un richiamo rispetto ai turisti che in questo periodo stanno arrivando ad Arezzo. Sì, un evento letterario contaminato dalla parte poi, come dire, più commerciale e artigianale che occuperà la piazza, destinato sì non solo a un pubblico locale ma anche a molti turisti che fortunatamente continuano a preferire Arezzo come meta, in particolare gli stranieri in questo momento sono una bella risorsa per il nostro turismo, in quanto gli italiani sono verosimilmente saranno minori le presenze degli italiani nel 2023 rispetto al 22, per gli ovvi motivi contingenti, cioè i mutui aumentano tutti, l'inflazione galoppa e diciamo che non avanza nulla. Da parte dell'amministrazione comunale di Arezzo il supporto pieno a questa seconda edizione dell'iniziativa di Confesercenti. Sì, abbiamo dato il patrocinio, avevamo chiesto un progetto di qualità, così è stato fatto, così è stato presentato, quindi ben volentieri concediamo Piazza Grande a un progetto che, ripeto, va oltre al mercatino sì che sempliciter, è una cosa che si presenta di qualità, e quindi ben venga questo tipo di iniziativa.